Alla seconda giornata il primo squillo sul rigore per regolare la resistenza del Brescia. Tra l'entusiasmo degli oltre 10.000 sostenitori al seguito della squadra giallorossa. Dell'Inter sul terreno del Como. La Roma, i giallorossi, fino a quel momento, avevano pareggiato a Como e a Bologna e avevano sconfitto in casa il Brescia. Già in gol, tiro di Di Bartolomei, ribatte, non si è visto dal difensore. L'Inter tenta di reagire, ma al 14° la Roma raddoppia, come vedremo, con Pruzzo. L'Inter probabilmente risentiva in partenza della stanchezza di Nantes, perlomeno sul piano psicologico. La Roma ne ha approfittato con grande determinazione. Vedete, Pruzzo libero di testa realizza. Il primo tempo terminava 3-0, perché ancora Pruzzo, il cross precedente del secondo gol era stato di Ancelotti, su allungo di Falcò, dal centro dell'area, vedete, segna con precisione e siamo 3-0. Lì Pruzzo, Pancheri sostituisce Barini, Ambu, Bozzini, nella Roma, Denadai. Direi che chi attacca riesce a svolgere un notevole volume di gioco e a variare di continuo i tempi offensivi. La Roma, in omaggio al suo primato in classifica, le ha tentate tutte per superare la diga organizzata da Burnic, ma oltre a trovare un Zaninelli ottimo portiere, non ha avuto molta fortuna. Abbiamo visto i tentativi di Pruzzo, Conte e Di Bartolomei, poi nel momento Morganti e molte le mischie nell'area calabrese. Dopo una punizione di Di Bartolomei che crea qualche disagio, risponde sempre generoso. Alla nona giornata la seconda tripletta stagionale, vittima di turno l'Udinese, e la dinamica è pressoché la stessa. Di testa, rigore e con una rasoiata a fil di palo. È Pruzzo a completare la sua tripletta su un invitante pallone di Giovannelli. E chi ne ricava i migliori benefici è Bruno Conti, che ha un inizio di stagione scoppiettante, confermandosi come uno dei giovani dall'avvenire. Angolo da sinistra, respinta corta della difesa ascolana, pronto diagonale di Scarnecchia che arriva al 28°, spiovente lungo di Di Bartolomei da destra, perfetto stacco di testa di Pruzzo e rete. Terzo gol della Roma al 34°, un diagonale rasoterra in area ascolana da parte del terzino romano, cercava l'angolo opposto, si inseriva il ginocchio di Bellotto ed era... Infatti è così, la palla filtra ma è fermata dalla barriera, poi entra Ancelotti e mette dentro. Ma la sensazione è che qualcosa non giri a dovere nel motore della squadra di... ...ha cercato di intimorire inizialmente una Roma troppo contratta, ma i giallorossi hanno capito di non lasciare troppo l'iniziativa ad avversari tanto esperti e ben presto sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco. La Roma potrebbe raddoppiare poco dopo se a Bruno Conti, bravo di... Confusa suscitava qualche perplessità sugli spalti, Pruzzo non sbagliava dagli 11 metri. Sull'euforia del pareggio... Forse, a dire la verità, la Roma ha ottenuto più di quanto meritasse, ecco intanto il gol di Bartolomei su punizione, ma al di là dalla classifica dei cannonieri. Ecco, a proposito di Pruzzo, ancora oggi il centravanti ha dimostrato di non essere soltanto l'opportunista d'aria. Al 29° il gol giallorosso firmato da Falcon, una delle più belle cose viste finora in campionato. Italiano di Falcon che trova un pezzo del suo Brasile correndo verso la curva nord dell'Olimpico. Decimo, la Roma passava in vantaggio in un'azione nella quale il Torino cominciava a pagare i suoi sbilanciamenti offensivi e nella quale Pruzzo ribadiva la sua vena di opportunista. L'inserimento aereo di Spinosi su corner di Conti consentiva a Scarnecchia, libero di girarsi su se stesso, la conclusione, prima respinta da Terraneo e successivamente finalizzata in rete dal centravanti. Da quel momento in avanti, avanti a Danova, obbligandolo a fungere simultaneamente da stopper e da libero. Ne approfittava la Roma che condannava una delle distrazioni avversarie con il suo elemento chiave Di Bartolomei, autore del raddoppio al 37°. In parità, ma Pruzzo trova comunque il modo di migliorare ancora la classifica a cannonieri. Ho aspettato che la palla mi arrivasse bene sul sinistro e ho fatto gol. E il regolare attaccante giallorosso si dimostra una inarrestabile macchina da gol anche alla 21esima giornata, confermandosi bestia nera dell'Inter.
Roberto Pruzzo si guadagna pane, prosciutto e gloria a colpi di gol. Li deve fare quasi per forza, quando è il caso, inventarli. Una spettacolare girata al volo, prima di correre con il classico pugno alzato al cielo verso la curva ad esultare. Ma non fa i conti con Bruno Conti, che su punizione di Di Bartolomei anticipa la difesa calabrese e con un pallonetto... Quando la partita sembrava avviata verso un pareggio, ecco che Bruno Conti mette a segno il colpo vincente con un gran sinistro a raso terra che infila la difesa e la porta a salvo. È l'1-0 della vittoria, una vittoria sofferta, estremamente voluta. Il 17esimo sigillo arriva alla 24esima giornata. La vittima è ancora l'Udinese, stesa all'andata con una tripletta. Questa volta basta il solito colpo di testa. Di tensioni. La Roma con Falcao, grande amministratore del centrocampo, che si fa trovare smarcato in area al momento giusto. 20 anni, scelto da Lidon per sostituire Pruzzo infortunato. Il suo esordio non poteva essere più felice. Al 14esimo era proprio Faccini a mettere in rete un tiro di Bruno Conti deviato da Galbiati. Esordio e gol dunque per Faccini. Maggiora, che nel primo tempo era entrato al posto dell'infortunato Romano, avanza indisturbato verso l'area bianconera e spara dal limite. La sfera centra l'incrocio con Pulici fuori causa. Subito dopo sbaglia Falcao e da quel momento Roma ed Ascoli si guardano bene dal correre altri rischi. Il secondo dei 5 gol che stordiscono il Perugia. Il titolo è ormai in cassaforte. Bruno Conti solo sulla sinistra per l'ala della nazionale e il primo gol di testa. Un'avventura da non dimenticare. Una palla gol sprecata da Conti così. Secondo tempo, Bruno Conti ancora la palla sulla testa, ma l'appoggia con troppa deferenza al buon Zoff. Lo trova a Turone con un preciso colpo di testa a seguito di questa azione. Eccolo. Ma il guardalinee dice che il Pro de Ramon è in fuorigioco. Il punto viene annullato. Falcao con una bella girata di testa mette ancora Scarnecchia in condizione di battere Zoff, ma il giovane ha corso parecchio e si sbilancia al momento di concludere. Con la complicità di Mascella. Accettato il gol con il lento in... E dal Partenio arrivano notizie che gelano il popolo bianconero. Al quinto minuto segna Falcao e la Roma completa così la sua rimonta.